Allora, entro subito nel vivo e rispondo all'ultima domanda, poi passo alle altre. Allora, se così per mettere chiarezza e essere molto onesto e franco in risposta, se è una bozza di decreto attuativo, lo dice chiaramente il termine anche dal punto di vista legislativo, il Parlamento non può incidere perché il decreto attuativo lo fa il governo, se fa una bozza vuol dire che il confronto è ancora aperto. Con questo non vuol dire esimermi da avere un'opinione o da avere un'azione nei confronti del governo su questi temi. Ero l'altra settimana, o forse 15 giorni fa, proprio a Sesto Fiorentino a parlare dell'inceneritore, diciamo, nuovo, scusate, il termovalorizzatore che sorgerà in quel comune, a Case Passerine. In quel comune c'è una forte tensione politica, come sapete, è saltato un sindaco, non solo su questo tema, anche su questo tema. C'è una discussione aperta su tanti temi, la pista dell'aeroporto, ma certo il termovalorizzatore è non un tema, ma uno tra i temi, nel senso, tra i temi principali è un argomento. Perché parlo di questo qui a Montagna? Si può dire, ma che c'entra? C'entra come? C'entra perché se si vuole essere, anche qui, se si vuole ragionare di prospettiva, dobbiamo pensare a un sistema integrato di sviluppo territoriale, dove non è che i rifiuti sono i miei e poi li mettiamo sul treno e li mandiamo dove ci pare. Dobbiamo fare un ragionamento serio, un ragionamento di prospettiva, un ragionamento che tenga conto almeno di un piano regionale dei rifiuti, almeno di un piano regionale dei rifiuti. Qual è il ragionamento e perché si pensava al 2023 anche alla domanda? Da quello che con i sindaci abbiamo sempre discusso e ci siamo confrontati, al 2023 c'è un termine di natura prettamente economico che riguarda l'impianto. Questo impianto che incide su questo territorio e non solo su questo territorio. Mi fa piacere che ci sia anche Massimo che rappresenta veramente l'amministrazione comunale di Aliano. Perché nel 2023 termina il mutuo che è sull'impianto. Quindi se non si vuole fare diciamo una pura demagogia che ha portato altri a farla con i risultati che ha portato, bisogna essere seri e avere dei programmi chiari che gli amministratori, quindi non io, faccio i legislatori a Roma, ma i rappresentanti sul territorio hanno preso questo impegno. Perché questo impegno possa essere conseguito al 100%, c'è cioè certamente un quadro nazionale di riferimento, ma quello che più conta è avere una prospettiva almeno regionale integrata che consenta comunque di gestire al meglio i rifiuti. Occorre un impianto nuovo all'altezza di ultima generazione nel territorio toscano che è capace di essere funzionale allo svenimento di questo impianto senza creare un'alterazione degli equilibri territoriali dei rifiuti e quindi almeno l'impatto regionale. Questo è l'obiettivo che di fronte anche a un comune come il Sesto Fiorentino, dove io sono andato qualche settimana fa, abbiamo trovato chi si propone nei confronti dei propri cittadini motivato ad andare avanti su quel percorso. Questo mi sembra un atteggiamento responsabile, serio, onesto, diretto, rispetto a una problematica che è certo una problematica molto sentita dai cittadini. Di conseguenza è giusto affrontarla. Ma non è giusto affrontarla anche qui con una bacchetta dall'alto perché è giusto coinvolgere gli amministratori che sono i primi a essere responsabili, ma non possiamo però al tempo stesso lasciarli soli gli amministratori. Dobbiamo giocare di squadra secondo una filiera istituzionale di rappresentanza che non ci consente a noi di dire colpa degli altri. Non solo non ce lo consente, ma è la nostra coscienza a dirci che su questi temi, che sono temi importanti, dobbiamo assumerci delle responsabilità. Quindi abbiamo sindaci
del Partito Democratico. Abbiamo un governo regionale del Partito Democratico e un governo nazionale a Roma del Partito Democratico. Questo ci impone di avere più responsabilità degli altri e di essere più seri rispetto agli altri. Quindi su questo ho detto la mia rispetto anche a quello che ancora oggi non è dato sapere rispetto a atti certi, solo gli atti certi possono essere commentati e non quello che non è ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Con riferimento alle altre domande, la lotta alla burocrazia. La lotta alla burocrazia ci sta a cuore veramente, l'abbiamo messa al centro del nostro programma. Molti atti e molte iniziative sono state prese dal governo. Chiaro che anche qui non basta fare una legge, ma occorre anche che questa legge possa essere attuata in modo semplice e naturale. Perché questo? Perché in Italia per troppo tempo si è fatto troppe regole e poco controllo. Ma non è poco, soprattutto se consideriamo la semplicità delle attuazioni. Non c'è da compilare niente, c'è soltanto da comprare quel macchinario, da comprare quel bene che ti serve nella tua attività di impresa, che semplicemente può essere anche un'auto aziendale, la compri, la metti nel bilancio, non hai bisogno del commercialista, non hai bisogno di niente, e hai un super ammortamento al 140%. Quindi vuol dire, lo ripeto perché è tanto semplice quanto importante, se ho 100 di investimento, su quei 100, uno ulteriore 40 ce lo mette lo Stato. Questo è importante. E questo vuol dire combattere la burocrazia, perché non ci vuole l'esperto dell'incentivo, non ci vuole il burocrate del burocrate. Semplicissimo. Al tempo stesso non è che è l'unico esempio, no? È economico, vero, economico, è facile da attuare. Altro esempio, sempre di combattere la burocrazia anche secondo la logica di quello che noi vogliamo far fare alle imprese. Ne ho parlato prima, il contributo all'assunzione. Noi nel 2015 abbiamo pensato i più deboli in relazione al governo, come gli 80 euro valgono per i ceti più bassi, soprattutto questi 80 euro dati ai più deboli, quelli che lavorano non ce l'hanno più, non per causa loro, ma perché sono in cassa integrazione, ce l'hanno, e per me, che penso ai deboli con attenzione dal governo di centro-sinistra, quegli 80 euro sono quelli più importanti da far conoscere, da dire quegli 80 euro non servono a nulla, sono soltanto demagogia. Per me quegli 80 euro sono importanti, soprattutto se li do a chi ne ha più bisogno. Dove è una pratica semplice, con il silenzio assenso, con chi ti fa la pratica, gli deve dire, bene, fai la pratica, ti assumi la responsabilità di quella pratica. Ti assumi la responsabilità, quindi il tuo professionista giovane si assume la responsabilità di te, il giorno stesso parti con i lavori, c'è qualcuno che si assume la responsabilità, finalmente, e ne risponde, non solo se assume. Si parte, si lavora subito, senza burocrazia. Anche gli incentivi europei, si parla tanto di Europa, ma dobbiamo farlo anche in questo, anche su questo, si parla tanto di Europa, ma noi vediamo che andare a prendere i soldi in Europa è difficilissimo, difficilissimo, perché c'è una burocrazia che è talmente complessa e articolata che o si hanno le spalle fortissime, cioè si hanno delle strutture aziendali che si occupano solo di quello, oppure non ci prendono i soldi. E l'Italia, che per sua natura ha piccole e medie imprese, cosa fa? Da 20 miliardi all'Europa tutti gli anni ne prende 12. Perché ne prende 12? Perché le nostre aziende mediamente hanno difficoltà a fare quelle pratiche. Ho allargato che in questi anni ha determinato anche un allontanarsi dell'economia da Prato su Montemurlo, Agliano e Montale, e quindi ha fatto sì che il distretto sia un distretto che non solo è ancora reale non nella sua definizione dall'alto, ma nella sua definizione vitale dal basso, per le aziende che operano in questo distretto, perché sono aziende similari tra loro. Ma condividete qual è stato il problema che ha avuto Prato, perché spesso questo distretto allargato ha determinato uno spostarsi di aziende che prima vivevano su Prato e oggi si spostano su Montemurlo, Agliano e Montale. Questo ci viene dato da anche qui notizie statistiche, informazioni dei sindaci, valori anche economici dei capannoni. Abbiamo una serie di dati che ci dicono che il distretto
è ancora esistente, ma ha problemi diversi rispetto al distretto che vivevamo fino a 20 anni fa, 10 anni fa. Altra questione era quella di Verdini, più nazionale. Guardate, io dico sempre, anche qui, questo è un tema che soprattutto dai nostri circoli, dalla nostra base, emerge spesso. Qual è il concetto? Noi abbiamo un programma, il governo Renzi ha un programma chiaro, diretto, specifico? Per me sì, forse sono di parte, dico sì. Se su questo programma altri arrivano a votare provvedimenti che noi poniamo come essenziali e basilari, ben bene, Parlamento, benissimo, viene SEL, viene con le 5 Stelle, viene Verdini, l'importante è non accettare compromessi a ribasso, o peggio ancora ricattatori, di chi condiziona il proprio voto ad ottenere dei risultati. Allora io non ci sto, e non dobbiamo starci. Ma voglio essere onesto e franco, le riforme costituzionali di cui si fa un gran parlare non è che sono estemporanee, cioè vengano anche da... Noi siamo rimasti sempre fermi sul nostro punto, noi come PD siamo i proponenti e chi le ha proposte a tutto il Parlamento. Poi altri, in particolare Forza Italia, prima e dopo la spaccatura, quindi Forza Italia c'era Verdini, lo stesso Verdini, forse è più coerente di chi in Forza Italia al Senato ha avuto un atteggiamento, alla Camera ne ha avuto un altro, poi oggi pubblicamente ne ha un altro ancora, ma la posizione che è nostra non ci mette in alcun imbarazzo, mette in imbarazzo forse chi ha cambiato idea. E tra i due, devo essere onesto e diretto, non è che ha cambiato idea Verdini, ha cambiato idea Berlusconi, perché le riforme al Senato avevano l'appoggio del capogruppo che si chiama Paolo Romano. Quindi su questo tiriamo una linea. Sul resto andiamo avanti, ma non è che andiamo avanti solo sulle riforme costituzionali. Sui diritti civili, ad esempio, dove c'è una battaglia, sarà una battaglia epocale, epocale, perché noi, vi dico, parlavamo nel 2004, oggi siamo nel 2016 e stiamo a parlare delle unioni civili. Siamo in ritardo rispetto all'Europa di cui si parla tanto. E dico, se già portiamo a casa le unioni civili, facciamo già un grandissimo risultato, che merita di essere sottolineato. Io sono per fare di più e per portare a casa anche la stepchild adoption. Ma per farlo, c'è le sue idee, sui suoi progetti, sulle sue proposte. Allora avanti, a costo anche di andare a casa, abbiamo detto sulle riforme costituzionali, a costo, come ha detto Renzi, di smettere di fare politica. Cioè, se un Presidente del Consiglio ti dice una cosa del genere, io non l'avevo mai sentita. Io non ho mai sentito una cosa del genere. Se è un blef, portiamolo al blef. Lo dico a chi dell'opposizione quando dice un blef. Portiamolo al blef, portiamo tutti a votare, facciamo diventare questo tema un tema essenziale nella vita dei cittadini, perché qualcuno dice ma con le riforme non si mangia. Non lo so. Perché vuol dire essere credibili, proporre le riforme e portarle a casa. Quindi forse si mangia anche con le riforme, per me sicuramente. Però chi lo mette in discussione dice anche qui vi sfido a vedere se li portiamo a casa davvero con un referendum che è decisivo nella vita di questo governo, nella vita di questo governo che ne ha fatto un tratto identitario. Questo è un'altra risposta che mi stava particolarmente a cuore. Poi c'era... Non c'era altro. Io non c'era altro.